Un festival innovativo ai confini del mondo è il FIFAC, la manifestazione cinematografica di Saint-Laurent-du-Maroni nella Guyana francese, in Sud America. Il programma prevede oltre 40 documentari, un concorso internazionale e incontri con professionisti del settore. Una kermesse d'eccezione al confine con Brasile e Suriname, tra l'Atlantico e l'Amazzonia. In Guyana sono rappresentate tutte le culture del mondo, quella afro-caraibica, quella africana, asiatica. Abbiamo anche rappresentanti della cultura cinese, libanese, creola e dei Maori. È un crocevia di culture la Guyana in uno spazio lontano, lontano nel mondo. Tra i film presentati, Etna, di Eric Rochat. È la storia di un uomo che vive ai margini dell'Amazzonia tra i massacri della dittatura militare e le rovine, il ritratto di un sopravvissuto che resiste con forza e coraggio contro una guerra che sembra non finire mai. L'histoire de la Caraïbe est une histoire récente. La storia dei Caraibi è una storia recente che è anche molto dolorosa ed è iniziata con la schiavitù e il colonialismo. Quella del Sud America è una storia dunque violenta. Abbiamo trovato questo filo conduttore in molti documentari. Si parla di colonialismo, schiavitù, dittature, lotte armate, guerriglie, soprattutto con la Colombia. È qualcosa di ricorrente che viene trattato ogni volta in modo diverso. È qualcosa di ricorrente e che si tratta ogni volta differentemente. Sotto i riflettori di questo festival, oltre 40 film per una manifestazione che proseguirà fino al 15 ottobre. Vertige de la chute, un film di Vincent Rameau e Patricia Landi.